terza per evitare uno scooter e c'entra violentemente un furgone sulla corsia opposta Viale Miramare in tilt nel pomeriggio di sabato. Da lunedì chiusura di via Ginnastica in discesa dall'incrocio con via Timeus. I lavori di adeguamento della rete idrica proseguiranno fino a metà luglio. Più di 200 bus al giorno a Barcola. Entra in vigore da domani l'orario estivo di Trieste Trasporti. Election Day domani per il referendum sulla giustizia, per il rinnovo di 33 comuni in Friuli Venezia Giulia, tra i quali Gorizia, Monfalcone, Duino e Urisina, diretta di Tele4, sui risultati lunedì dalle 14. Boom di segnalazioni anche a Trieste di contratti non richiesti per luce e gas, carpiti e ignari inconsumatori attraverso telefonate a casa. Fate attenzione, avverte la di Consum. Torna la raccolta alimentare della Caritas per l'emporio della solidarietà e i triestini riscoprono la voglia di donare. La stagione del Verdi chiude con un dittico, Pagliacci si conferma opera di grande presa, curiosità e interesse per Al Mulino, il recupero di Respighi. Telespettatori, ben trovati in una nuova edizione del telegiornale di Tele4, Viale Miramare in tilt per un violento frontale questo pomeriggio fra un pullman e un furgone. Ad avere la peggio il conducente del furgone Mercedes. Vediamo il servizio. Violento frontale tra un furgone Mercedes e un pullman di turisti in Viale Miramare. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, legato in barella e portato all'ospedale di Cattinara dopo aver rimediato un trauma toracico. È successo intorno alle 15.45, poco prima di Largo Roiano. Secondo quanto appreso sul posto, il pullman che viaggiava dal centro città verso Barcola avrebbe sterzato improvvisamente per evitare di investire una donna in scooter. A quanto risulta dalle testimonianze raccolte, la donna avrebbe frenato bruscamente, costringendo il conducente del mezzo a deviare sulla corsia opposta per evitare il peggio. Dall'altro lato della carreggiata, però, stava arrivando il furgone condotto da un uomo sui 55 anni. L'impatto frontale è stato inevitabile. Entrambi i mezzi hanno subito danni rilevanti. Mentre i passeggeri del pullman e il conducente sono rimasti incolumi, non si può dire lo stesso dell'autista del furgone. All'arrivo degli operatori del 118 l'uomo era cosciente, ma la forza dell'impatto gli ha provocato un trauma toracico. È stato necessario immobilizzare il 55enne e caricarlo sulla barella, mentre i vigili del fuoco contavano i danni alle due vetture e gli agenti della polizia locale procedevano con i rilievi e soprattutto con la gestione della viabilità. Il traffico infatti è andato completamente in tilt. Il sabato pomeriggio, caratterizzato dalla corsa al mare di famiglie e ragazzi, è stato sconvolto, rendendo impossibile andare oltre la zona di Roiano e costringendo gli automobilisti a fare dietro front o scegliere vie alternative. Stessa sorte per chi proveniva da Barcola, autobus che hanno fatto retromarcia, costretti a cambiare tragitto o semplicemente a rimanere fermi in attesa della rimozione dei veicoli danneggiati. Per le due ore successive all'incidente, il tratto dalla stazione a Largo Roiano è stato completamente interdetto, in attesa che i vigili del fuoco completassero le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Il conducente del furgone è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cattinara. Domani si vota in tutta Italia per i 5 requisiti del referendum sulla giustizia e in 33 comuni della nostra regione, anche per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali. Sono interessati alle amministrative anche i comuni di Gorizia, Monfalcone, Duino e Urisina. Laura Buccarella. Sabato di silenzio elettorale in vista dell'Election Day di domani, domenica 12 giugno. Per le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si vota in 33 comuni, 4 dei quali hanno più di 15.000 abitanti. Sono Gorizia, dove si presentano 7 candidati a sindaco, Monfalcone con 3 candidati, così come Codroipo e Azzano Decimo con 4. In questi comuni, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il 50% dei voti più uno, si tornerà a votare due settimane dopo, domenica 26 giugno, per il ballottaggio. A questo appuntamento sono chiamati circa 221.000 elettori della nostra regione per eleggere 33 sindaci e 528 consiglieri comunali. Si vota solo nella giornata di domani, dalle 7 alle 23, mentre lo spoglio per le amministrative inizierà soltanto lunedì alle 14. Prima, presidenti e scrutatori saranno alle prese con le schede dei 5 referendum abrogativi sulla giustizia, per i quali in regione sono chiamati alle urne circa 938.000 elettori in tutte le 1.000
1.364 sezioni presenti sul territorio. Anche nel caso dei referendum si vota solo dalle 7 alle 23 di domenica e per l'approvazione della proposta, prima della maggioranza dei voti validamente espressi, va raggiunto il quorum pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto. Gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l'avesse riempita o smarrita può rinnovarla presso l'ufficio elettorale del comune di residenza. Infine le norme anti-Covid. Inizialmente prevista come obbligo, la mascherina per votare al seggio è ora soltanto fortemente raccomandata. Stamattina durante Sveglia Trieste i sindacati sono intervenuti sulle crisi industriali triestine, Flex e Principe in particolare. Vi proponiamo un estratto, vediamo. Lei un fulmine a ciel sereno, sembrava che ci fosse un piano di rilancio, una riorganizzazione aziendale, un piano industriale per salvaguardare l'occupazione e guardare al futuro, invece è arrivata questa comunicazione di chiusura entro settembre. È evidente che c'è tanta rabbia e verranno messe in campo tutte le azioni possibili per la salvaguardia occupazionale. Serve anche l'appoggio delle istituzioni per riuscire a trovare un nuovo interlocutore e garantire la continuità aziendale, ma c'è molta preoccupazione. L'avevamo detto a suo tempo, lo diciamo ancora, quindi ecco, diciamo che è uno strumento tampone. È uno strumento importante perché io non entro nel tecnicismo, ma questo permette ai lavoratori di mantenere il rapporto con l'azienda. C'è una riduzione dell'orario di lavoro, naturalmente compensato e quindi non c'è perdita relativa di retribuzione, ma quello che importa è proprio questo, no? Il fatto di essere, come dire, in un periodo in cui stanno cercando soluzioni importanti di rilancio e contemporaneamente si permette ai lavoratori di mantenere, come dire, quel rapporto con l'azienda che è assolutamente necessario. È un segnale positivo, ecco, poi vediamo a luglio cosa succede. C'è un problema complessivo dell'industria a Trieste sicuramente, se andiamo a vedere oggi pesa l'8-9% del PIL, quindi è chiaro che scontiamo sia la crisi ma anche una mancanza di una politica industriale complessiva. Se aggiungo oltre alla crisi Flex che il contratto di solidarietà ha fatto guadagnare del tempo, ma vediamo cosa c'è domani, serve un piano industriale, servono investimenti, serve dare un domani a quella struttura che, come ha detto lei, c'è anche tanta occupazione femminile sia in Principe sia che in Flex. È vero. Ma se penso anche a tutte le industrie che hanno chiuso negli ultimi anni, penso alla Sertubi, penso all'alimentare italiana, penso alla Colombina, insomma c'è un problema di deindustrializzazione del territorio triestino, quindi serve una politica industriale, serve un coinvolgimento un po' di tutti gli attori, sindacati, associazioni datoriali, istituzioni, per rendere attrattivo il territorio. Più di 200 corse al giorno sulla direttrice per Barcola. L'orario estivo di Trieste Trasporti entra in vigore da domani, resterà in funzione fino all'11 di settembre. Sospese le linee specificamente dedicate alle scuole e il servizio. Entra in vigore domani l'orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Ritornano a Trieste come di consueto i collegamenti giornalieri della 36 fra via Giulia e il bivio di Miramare con 104 corse quotidiane nelle due direzioni e viene inoltre potenziata la linea 6 fra Piazzale Gioberti e Grignano con oltre 120 corse quotidiane. Sulla direttrice per Barcola ci saranno in questo modo da domani e per tutta l'estate più di 200 corse al giorno. Di queste 35 corse della 6 transiteranno all'interno del Porto Vecchio e fermeranno in corrispondenza del magazzino 26 e del Trieste Convention Center, di fatto sostituendo la linea 81. Saranno indicate negli orari con la nota PV. Ritorna da domani anche la linea 70 fra Visogliano e Sistianamare, mentre la 90 fra Lazzaretto e il Piazzale Alto Adriatico a Muggia sarà operativa dal 1 luglio. Le corse della 9 in partenza da Piazzale Gioberti fra le 7.30 e le 19.30 transiteranno invece per Riva Ottaviano Augusto per servire lo stabilimento balneare Ausonia. Sospese per l'intero periodo estivo le linee 55, 56 e 57 specificatamente dedicate alle scuole. Causa la chiusura della galleria di Piazza Foraggi, rimangono confermate le modifiche di orario della linea 18, la sospensione della 19 e le variazioni di percorso delle linee 20, 21, 34, 40, 41, 23 e della corsa della linea 27 in partenza da Muggia Vecchia per Piazza della Libertà alle 7.31 e della corsa della linea 29 in partenza da Corso Saba alle 5.17.
Da lunedì 13 giugno invece, per la chiusura per lavori della corsia preferenziale di via Tarabocchia e di via della Ginnastica nel tratto compreso fra via Timeus e Largo Sant'Olio, saranno deviate le linee 25, 26 e 26 barrata, dirette rispettivamente in Corso Italia e Largo Soppo, che da via Ginnastica transiteranno per via Brunner, via Polonio, via Battisti e via Carducci. La linea 5 diretta in piazza Perugino, la linea 11 diretta in via De Marchesetti e la linea serale D diretta in via Cumano transiteranno per via Imbriani, via Battisti, via Xidias, via Timeus e piazza dell'Ospitale. Tutti gli orari, anche in formato libretto completo, sono consultabili e scaricabili sul sito di TPL Friuli Venezia Giulia nella sezione servizi orari, selezionando il servizio urbano di Trieste. Gli orari estivi saranno in vigore fino a domenica 11 settembre. Da lunedì via Ginnastica sarà chiusa a partire dall'incrocio con via Timeus. I lavori di completamento per le condotte idriche riguarderanno anche Largo Sartorio, via Slatapere e via Tarabocchia, oltre che via del Toro, il tratto più interessato. Ancora Umberto Bosazzi. Volendo potremmo paragonarli a Ben Hur, i lavori di riqualificazione della rete idrica che interessano via Ginnastica. Lunedì scatterà infatti la quarta e ultima fase del progetto e la strada sarà chiusa al traffico da via Timeus a via Carducci. I lavori si tengono in un periodo in cui le scuole sono chiuse e, si presume, le vie meno affollate per creare meno disagi. Sarà garantito il transito ai pedoni, l'accesso in automobile sarà consentito ai soli residenti e in alcune zone al trasporto pubblico. L'ultima fase di lavori riguarda il tratto fra via del Toro e via Carducci. 100 metri di condotta ancora da riqualificare e le attività più complesse si svolgeranno fra via del Toro e Largo Sant'Orio fino a circa metà luglio. Sarà chiusa anche via Slatapere fra piazza Ospedale e via Tarabocchia. Per tutta questa parte dei lavori, frontisti e residenti accederanno liberamente fino all'inizio del cantiere, mentre anche nel corso dei lavori in Largo Sant'Orio i mezzi pubblici potranno transitare lungo la preferenziale di via Tarabocchia. Completata questa parte dei lavori, via Ginnastica resterà chiusa al traffico veicolare da via Timeus, ma verranno riaperti sia Largo Sant'Orio che via Slatapere, accessibili liberamente da piazza Ospedale. Un uomo di 32 anni, cittadino comunitario, condannato in stato di libertà a una pena residua di 2 anni e 7 mesi per rapine e maltrattamenti alla compagna, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Tarvisio dopo essere stato sorpreso a bordo del treno Euronight Milano-Vienna. L'uomo, innervosito dalla presenza delle forze dell'ordine, è stato controllato dagli agenti durante alcuni servizi di vigilanza. Da successivi accertamenti è risultato che a suo carico pendeva il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Milano, per cui il 32enne è stato accompagnato agli uffici della Polfer di Tarvisio e al termine delle procedure arrestato e portato alla casa circondariale di Udine. Uno scienziato della SIS studierà le reazioni visive di una serie di ratti portatori di un gene modificato per comprendere come funziona il loro sistema visivo e cercare di capire come determinati comportamenti abbiano a che fare con l'autismo. Il progetto partirà a ottobre. Dall'ipersensibilità ai vestiti a un'estrema attenzione visiva al dettaglio. Circa il 90% delle persone affette da autismo riporta esperienze sensoriali atipiche. All'origine di ciò si troverebbe uno sbilanciamento dell'attività neuronale. Un nuovo progetto del neuroscienziato della Sissa, Davide Zoccolan, finanziato dalla Safari, si propone di verificare questa ipotesi nel sistema visivo. Il progetto, secondo programma, partirà ad ottobre e per 2 anni lo scienziato studierà la capacità visiva e i sottostanti processi neuronali in un tipo di ratto modificato geneticamente. Zoccolan eseguirà in team esperimenti di tipo comportamentale e neurofisiologico per studiare i processi visivi in animali portatori di una mutazione in un gene fortemente coinvolto nell'autismo. I ricercatori verificheranno la presenza di anormalità visive simili a quelle riportate nelle persone autistiche e indagheranno i processi corticali coinvolti. Il progetto è uno dei 7 finanziati da Safari che insieme al Medical College of Wisconsin ha sviluppato 8 diversi modelli mutanti di ratto per consentire lo studio dell'autismo e test preclinici di possibili terapie. A margine di un appuntamento di Federmanager Friuli Venezia Giulia si è svolto un dibattito dedicato all'informazione, si è discusso di temi collegati all'attualità. Fra i relatori anche il nostro vice direttore Ferdinando Varino e il direttore del Piccolo Omar Monestier. Vediamo. Guerra in Occidente, combattere per la diffusione della verità informativa, capire chi sia disposto a farlo, rispetto delle regole, ridare credibilità alle figure professionali, analizzare in che modo è saltata l'intermediazione nel settore della comunicazione.
Sono stati questi i punti fondamentali attorno ai quali si è svolto il dibattito dalla pandemia alla guerra, il ruolo della comunicazione dall'informazione alla formazione al Kulturnidom di Gorizia, a margine dell'assemblea elettiva di Federmanager Friuli Venezia Giulia. Sono intervenuti Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, Omar Monestier, direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto, Ferdinando Avarino, vice direttore di Tele4 in collegamento da remoto, e il sociologo Nadio Delai, cui sono state affidate le conclusioni dell'incontro. Moderatore degli interventi, il presidente di Federmanager FVG, Daniele Damele. Questa guerra non ci sarebbe stata se non ci fosse stata anche una percezione di una decadenza dei paesi occidentali, ha affermato Agrusti, una decadenza che si è verificata soprattutto nei valori precedentemente trasmessi dai due nuclei principali, quello della famiglia e quello della scuola. Puntuale e non meno preoccupante l'analisi di Monestier relativamente al vero ruolo dell'informazione. Quello che sta capitando nelle società occidentali è che, a fronte di una grandissima quantità di informazioni, l'interesse è sempre più scarso, sia per l'informazione in senso classico, sia per la verifica delle stesse informazioni. In accordo con le posizioni precedenti, Avarino ha aperto un'ulteriore discussione. Di fronte a questa nebbia mediatrice che si è diffusa attraverso un proliferare di siti, blog, social, emittenti televisivi alternative, ha sottolineato il nostro vice direttore, a poco si è andata a scardinare la credibilità dell'informazione, che nel nostro lavoro è tutto, trasformandosi in un brulichio di opinionisti. Il direttore del Burlo Garofalo, Stefano Dorbolò, risponde alle ipotesi emerse al convegno della UIL su un inserimento dell'ospedale infantile dentro Asugi. Il nostro sistema, regolato con legge regionale, funziona perfettamente, riceviamo riconoscimento dal Ministero da 54 anni, non capisco di cosa si stia parlando. Così il direttore Dorbolò. Sentiamo. Noi abbiamo una legge di riforma regionale nel 2018 e 19 poi, che ha previsto un determinato assetto del servizio sanitario regionale, con la presenza di due aziende universitarie, l'azienda di Pordenone e dei due IRCS, nella loro forma giuridica di completa ed esclusiva autonomia. Per cui veramente non riesco a capire di cosa si sta parlando, di cosa si sta ragionando. Io, il mio mandato, ripeto, è quello di dare applicazione a questo modello organizzativo che prevede appunto l'IRCS come centro di riferimento non solo regionale ma nazionale nell'area materno-infantile, e da 54 anni otteniamo un riconoscimento da parte del Ministero come IRCS. Per cui veramente non capisco di cosa si sta parlando. Nella legge di riforma è previsto un percorso di strutturazione dell'istituto, di una parte dell'istituto, diciamo così, di alcune delle sue funzioni, in particolare quelle di ostetricia e ginecologia e di pediatria, nella sede di Monfalcone, rispettando sicuramente tutti i processi clinico-assistenziali virtuosi di quell'area, in particolare quindi processi che riguardano le professioni sanitarie, che sicuramente costituiscono un'eccellenza in quella realtà e saranno valorizzate. Il Burlo non si tocca, quella arrivata dalla UIL mercoledì è una proposta irricevibile che sicuramente nasce da una conoscenza distorta e parziale della realtà e che intende calare su Trieste e sulla nostra eccellenza pediatrica, un'esperienza incomparabile al nostro ospedale materno-infantile. È la posizione di Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste, sull'autonomia proprio dell'IRCS Burlo Garofalo, quindi che rimanga indipendente. Queste le parole anche di Sandra Savino. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa pubblicitaria, torniamo fra poco. Dilaga anche a Trieste il fenomeno dei contratti non richiesti di gas ed energia, spesso strappati con l'inganno ai cittadini per telefono. Ne abbiamo parlato con Anna Bukoffer di Adiconsum e quindi scatta l'allarme per questo fenomeno, vediamo.
un grossissimo problema che sta dilagando sempre più e sta dilagando ovviamente in questi momenti di difficoltà. Sono tanti i consumatori triestini che in questo periodo si sono rivolti alla Diconsum per lamentare l'attivazione di contratti non richiesti di luce e gas. Tanti i problemi segnalati da questo tipo di telefonate da parte di società che spesso forniscono informazioni ingannevoli, fingendosi ad esempio l'azienda fornitrice del malcapitato cittadino, facendo ricorso a omissioni informative e condizionamenti indebiti, arrivando anche a minacce e atteggiamenti aggressivi. E noi in Italia abbiamo più di 600 imprese, aziende e società che fanno i venditori di energia e che purtroppo sono delle piccole imprese alle volte e che non danno nessuna garanzia. Recentemente l'antitrust è intervenuta sul comportamento scorretto di una di queste aziende. In questo momento finalmente l'autorità, l'Agicom, che è l'autorità per la concorrenza e il mercato, ha preso dei provvedimenti nei confronti di una di queste società, la Facile Energy, che ha creato veramente dei grossi problemi. Questi i consigli della Diconsum. E pertanto la raccomandazione è sempre quella, cioè il nostro fornitore, se vuole qualcosa, ci manda un messaggio, una lettera, una mail, un qualcosa. Non rispondere al telefono e non fare entrare le persone. Abbiamo la volontà, siamo stanchi del nostro fornitore, vogliamo tentare di cambiare, informiamoci prima. Una notizia prima del prossimo servizio: un investimento di 500.000 euro per un polo logistico di 8.100 metri quadri è quanto è stato stanziato per la nuova struttura del Ceccarelli Group, azienda attiva nel trasporto della logistica con base a Udine e sedi a Milano, Trieste, Padova e Prato, inaugurata oggi a Pradamano. Qui, ha spiegato il presidente del gruppo, accorperemo i nostri attuali poli logistici in un unico spazio, così da soddisfare la richiesta esistente ma anche ampliare l'offerta logistica per la committenza. La pandemia aveva già dimostrato quanto logistica fosse il punto debole e nel 2021 abbiamo rilevato l'intrinseca fragilità della supply chain. Il Friuli Venezia Giulia, ha spiegato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, dopo 2 anni e mezzo di pandemia sta reagendo alla grande e le imprese si stanno dimostrando vitali quanto mai. Torna la raccolta alimentare della Caritas in 25 supermercati a Trieste. Ancora una volta l'emporio della solidarietà raccoglie beni di prima necessità da distribuire alle persone più bisognose. In uno di questi 25 supermercati del capoluogo giuliano, lunedì Telequattro, abbiamo fatto tappa proprio per vedere all'opera i volontari in questo ritorno appunto dell'emporio della solidarietà con la raccolta delle offerte dei beni di prima necessità. Vediamo. Grazie. Pasta, diciamo legumi in scatola, delle passate, prodotti per la pulizia e chi più ne ha più ne metta. Dopo 2 anni di pandemia riparte la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà della Caritas di Trieste. L'Emporio è un vero e proprio supermercato gratuito per famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. 25 supermercati di Trieste aderiscono all'iniziativa e sono tanti i clienti dei punti vendita che dopo aver fatto la spesa donano i prodotti che verranno presi in carico dalla Caritas. Noi siamo dei volontari che diamo una mano direttamente a quella, diciamo, che è la struttura della Caritas. Siamo qui al supermercato Conad di Roiano proprio per un attimino favorire, diciamo, questo tipo di raccolta. Olio d'oliva, carne, pesce, legumi, ma anche alimenti e prodotti per l'infanzia piuttosto che per l'igiene della casa. Tutti beni di prima necessità che poi verranno distribuiti ai più bisognosi. Tra chi è impegnato nell'opera di solidarietà ci sono ragazzi e ragazze di tutte le età. Si riparte con la raccolta alimentare per raccogliere vari alimenti, tra scatolame, sughi, paste, per aiutare quelli che ne hanno bisogno. Si è impegnati tutto il giorno in questa giornata, siamo più volontari, sia singoli, sia con l'aiuto di parrocchie e altri. Vogliamo aiutare Trieste, che è la città che ci ha adottato nel nostro percorso universitario. Sono molto contenta di far parte di questa iniziativa e ho fatto scout per molti anni, allora avevo deciso di rendermi disponibile anche qua a Trieste, perché non sono di questa città e devo dire che sono molto contenta. E ci sono 25 supermercati che sono impegnati in questa iniziativa e quindi, insomma, un'iniziativa importante, ecco.
Si chiude la stagione del Teatro Verdi. Il dittico, composto da Pagliacci e Al Mulino, opera di Respighi mai rappresentata, suggella alla grande un cartellone di grande effetto e di grande affetto. Ecco la recensione. Per uno di quei casi che a noi giornalisti tanto piacciono, la stagione del Teatro Verdi, apertasi con una prima assoluta amorosa presenza di Nicola Piovani, si va a chiudere con un'altra prima assoluta, anche se in qualche misura relativa, nel senso che la seconda parte del dittico, in scena fino al 18 giugno, è composta da Al Mulino, composizione di Ottorino Respighi mai rappresentata in pubblico, recuperata dal Teatro Verdi, affidata al maestro Paolo Rosato per la ricostruzione del libretto. E per un'altra coincidenza, la vicenda raccontata contiene più di un rimando all'attualità più stretta. L'operazione, intelligente e di certo utile, secondo alcuni ha un senso più musicalmente che da un punto di vista narrativo, e di certo gli amanti di Respighi ne ritrovano i tratti più salienti. Bene le voci, Afaga Basova, Zi Zhao Guo, primo cast, e Domenico Balzani, protagonisti, ben diretti da Fabrizio Da Rosso sul podio e da Daniele De Piscopo in cabina di regia. Sul sicuro si va con la prima parte del dittico, uno di quei titoli di sicuro successo, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, in una versione maestosa che ha confermato la potenza e la possanza verista della composizione, che vede ottimi interpreti in Amadi Laga e Valeria Sepe, primo cast. Dirige l'orchestra Valerio Galli, regia di Victor Garcia Serra. Anche il Teatro Verdi non va in vacanza, sono già aperte le prevendite per Il Pipistrello, l'operetta di Strauss, che sarà rappresentata dal 10 al 17 luglio. Bene, è tutto dal telegiornale di Tele4, vi ricordo che si riprende in diretta alle 7 domani mattina con Sveglia Trieste, conduce Bernardo Gulotti, i suoi ospiti, Mario Cerne, fumettista, Angelo D'Adamo, segretario Feder Consumatori Friuli Venezia Giulia e il giornalista Marco Gombacci. È tutto dal nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buona serata.